Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Sapete che sto tenendo qui su YouTube una rubrica dedicata all'adozione nella quale vi parlo passo passo di tutto ciò che io e mio marito abbiamo dovuto fare nel nostro percorso adottivo. Anzi, se ve li siete persi, i video della playlist ve li lascio qui. In questo caso però ho dovuto fare un passo avanti perché oggi vi racconto del giorno in cui sono diventata mamma. È successo nel mezzo di un periodo molto difficile per l'adozione in generale e soprattutto per noi. Ovviamente era per tutti un momento difficile a causa del Covid che ha bloccato le adozioni praticamente ovunque, ma per noi si è aggiunto il fatto che avevamo dei problemi con l'ente che ci stava seguendo in Perù, tanto che stavamo valutando di cambiare completamente direzione e prendere quindi una decisione piuttosto drastica. Ecco, nel mezzo di questo periodo è arrivata la telefonata. Vedrete un po' di cambi di luce perché c'è una nuvolina che ogni tanto va davanti al sole e quindi ogni tanto sarò super illuminata, ogni tanto sarò più al buio, però non importa. Dicevo, ho detto la telefonata con l'articolo determinativo perché non esiste un'altra telefonata come questa. Un tribunale italiano ci ha contattati per un abbinamento con una bambina. Ero in ufficio quando sono stata chiamata e ho subito chiamato chiaramente Riccardo per dirgli che eravamo diventati babbo e mamma e subito abbiamo cominciato a pensare a come dirlo alle nostre famiglie. In realtà nei nostri pensieri c'era sempre stato, nelle nostre fantasie c'era sempre stata diciamo una grande sorpresa preparata con cura per far sapere alle nostre famiglie che insomma avevamo ricevuto questa tanto attesa chiamata, ma in realtà vi dico che quando si riceve una notizia del genere un secondo dopo si vorrebbe solo uscire di casa e gridarla al mondo intero. Siamo comunque riusciti ad organizzare qualcosa. Ho filmato quel momento, però vi anticipo che insomma il filmato ve lo lascerò, è un po' confusionario ovviamente perché non era stato preparato a puntino, e quindi vi dico due parole giusto per insomma capire un po' meglio. Allora, con una scusa abbiamo chiamato a casa nostra le nostre famiglie, quindi i nostri genitori e due delle nostre sorelle, perché le altre due abitano più lontano e quindi non c'era la possibilità di averle lì il pomeriggio stesso. E una volta chiamate a casa ci siamo ritrovati tutti in cucina in casa nostra e abbiamo mostrato loro, regalato loro questo libro, Il giorno del tuo arrivo, un libro che parla chiaramente di adozione e nello specifico del giorno in cui il bambino o la bambina adottata arriva a casa. Quindi gliel'abbiamo fatto leggere e loro all'inizio non capivano, erano molto perplessi. Alla fine di questo libro avevamo lasciato un biglietto. Questo biglietto poi è stato incorniciato ed è qui, non so se riuscite a vederlo. Comunque il biglietto con la data e l'ora esatta nella quale abbiamo ricevuto la telefonata, quindi 8 giugno 2020, ore 12:09. A quel punto, dopo un attimo di perplessità, il mio babbo ha capito, si è messo a piangere. E vi giuro che non avevo mai visto il mio babbo piangere, e mi ha abbracciata. A quel punto all'orecchio gli ho detto che ci avevano chiamato da un tribunale italiano e che era una bambina, che poi erano praticamente le uniche informazioni che avevamo. A quel punto piano piano tutti hanno capito qual era la notizia che stavamo dando in quell'occasione. Vi lascio adesso al video che ho girato in quell'occasione e vi anticipo che ci saranno tante lacrime, soprattutto vedrete una suocera in piedi, immobile, che continua a girare il suo caffè mentre sta piangendo. Comunque questo è il video di come abbiamo annunciato di essere diventati genitori alle nostre famiglie. Abbiamo un pensierino per voi. Cosa? Grazie. Che cos'è? Vai, puoi togliere il fiammo quello. Per noi tutti? Sì, un po' per tutti. Assolutamente no. Dato che è venuto, ora piango, Vieni tu, vieni. Giorno del tuo arrivo. Ti abbiamo aspettato. Aspetta, ti aspetti. Non vedo manco te. A volte, quando desideri qualcosa molto intensamente, sembra che il tempo non passi mai. E su questo, non sapevamo il giorno del tuo arrivo. Abbiamo preparato la tua stanza perché il giorno del tuo arrivo non poteva essere lontano. Mi trema le gambe.
Non sapevamo quale fosse il tuo nome, né di che colore avessi gli occhi. Ti sarebbe piaciuto lo zucchero filato o magari la cioccolata calda. Un giorno finalmente hai fatto capolino nelle nostre vite. Abbiamo scoperto che sì, la cioccolata calda ti piaceva e anche lo zucchero filato, ma ti piaceva ancora di più intingere lo zucchero filato nella cioccolata. È stato bellissimo cominciare a conoscerti. Hai conosciuto piano piano le cugine e i cugini, gli zii e poi un sacco di amiche e amici. Da quando sei qui, Emilio e Cuca sono più felici che mai. Anche noi lo siamo, perché ti abbiamo aspettato a lungo. E si sa, le cose più attese sono anche le più amate. Ore 12:09. Ti ha dato che cosa? No, ma davvero? Che cosa? Cioè, così? Io non ho capito. No, non ci ho capito. Cosa c'è? Non ho capito. Diventa il tirano! Tribunale! Oddio mio! No! No! Ma quanto tanto! Grandissimo! Marti! Dai! Oddio, mi sento! Grazie! Cos'è? Il video poi è stato chiaramente interrotto perché abbiamo festeggiato, ma avete visto che stavo consegnando delle buste ai membri delle nostre famiglie. Ecco, queste buste contenevano magliette come questa, ecco qua, che abbiamo fatto fare praticamente in 2 ore e abbiamo regalato a tutti, ai nonni e agli zii, con appunto la scritta che vedete, che insomma rappresenta il fatto che stanno effettivamente per diventare nonni e zii, quindi è stato insomma un momento molto emozionante. Passiamo adesso ai giorni del 28-29 giugno, quando ho girato un vlog che racconta il nostro viaggio al tribunale appunto che ci ha contattati. Quindi abbiamo iniziato il nostro viaggio verso Roma, ho guidato io ed è stata la prima volta che ho guidato per così tanto tempo in autostrada. Riccardo faceva finta di essere impaurito, ma in realtà sono stata bravissima. Buongiorno, allora ci stiamo preparando, qui c'è la valigia. Io ho dormito molto poco stanotte e comunque stiamo ultimando i preparativi e dopo pranzo partiamo per Roma. Chi ha guidato fino a Roma? La tazza. Come un pilota Ferrari? No. Io! La sera del nostro arrivo siamo andati subito a mangiare in un pub dove abbiamo preso 2 ottimi hamburger, il mio vegetariano ovviamente, e poi un po' di coccole prima di andare a dormire. Buongiorno, allora tra meno di un'ora incontreremo il giudice. Stanotte non ho dormito praticamente per niente e adesso mi preparo, così tra poco partiamo. Ho cercato di meditare un po', ma l'emozione era così tanta che non sono riuscita in realtà a rilassarmi più di tanto.
La prima parte dell'incontro si è svolta con i dipendenti del tribunale, quindi ci hanno semplicemente raccontato a grandi linee la storia della bambina. Poi abbiamo fatto una pausa e quindi per una mezz'oretta siamo stati in un bar a chiacchierare, insomma a parlare un po' di quello che avevamo appena saputo, e devo dire che eravamo in delle condizioni assurde perché c'era un caldo insopportabile, più aggiungiamoci l'emozione, indossare la mascherina tutto il tempo, quindi non eravamo nelle condizioni migliori, però eravamo veramente molto felici. Come ti senti? Sei un uomo di molte parole. Sei felice o no? Piango dalle braccia, dalla felicità. Siamo poi rientrati in tribunale e a quel punto abbiamo incontrato assistenti sociali, psicologi, tutori, insomma tutte le persone che si occupano della nostra bambina e che la accudiscono da anni. Quindi ci hanno dato altre informazioni su di lei, altri particolari, abbiamo fatto le nostre domande, ci hanno raccontato di nostra figlia ed è stato veramente bellissimo. Addirittura ci hanno fatto vedere delle fotografie, una di queste l'abbiamo anche potuta portare con noi e vi dico solo che è la bambina più bella del mondo. Siamo babbo e mamma. Eravamo davvero troppo felici per poter dire qualcosa in più, credo comunque si percepisse la nostra enorme gioia e la nostra gratitudine per un dono così grande. Quindi è una bambina, ha 6 anni e la incontreremo il 1 agosto, quando finalmente inizierà la nostra storia. Questo è quanto, per adesso vi saluto, ovviamente ci saranno tanti aggiornamenti adesso che ho finalmente condiviso con voi questa bella notizia, soprattutto saranno su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi, io sono Martina Tazza. E lì potrete vedere passo passo come ci stiamo preparando, perché questo è quello che facciamo durante questo mese, preparare la nostra casa all'arrivo di nostra figlia, soprattutto questa camera che diventerà la sua. Quindi per il momento vi saluto, vi ringrazio in anticipo per il sostegno che mi e ci avete sempre dato durante questo percorso, quando ho condiviso via via insomma i passi che avevamo fatto. E niente, finalmente adesso inizierà un nuovo capitolo della nostra vita, quello che forse abbiamo aspettato con maggiore ansia, quindi in questo momento siamo pieni solo di tanta tanta gratitudine. Grazie ancora a tutti e a presto, ciao!